Torna da oggi fino al 28 maggio Mare Nord-Est a Trieste, una 3 giorni ricca di attività tra cultura, sport, fashion, arte e ambiente, nella 12ª edizione della rassegna, diventata punto di riferimento per le attività del mare dell'intera area dell'Alto Adriatico. Sì, una 12ª edizione veramente ricchissima di contenuti e che tra le altre cose da quest'anno ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e che insieme all'assessorato regionale all'ambiente stesso e alle istituzioni cittadine, comunali e diciamo così, a livello generale diciamo, di tipo regionale ci hanno permesso questa scoppiettante 12ª edizione. Una 12ª edizione che tra le altre cose si arricchisce di eventi studiati appositamente per i giovani e in cui per esempio brillerà la visione delle stelle durante la, diciamo così, durante la sera con le proiezioni su Molaudace e contemporaneamente anche la parte relativa alla moda dove utilizzeremo dei vestiti che vengono praticamente ad essere tirati fuori dall'utilizzo delle materie plastiche e quindi i laboratori per i bambini e quindi tantissime cose veramente. Anche nel 2023 vengono riproposte la rassegna internazionale delle attività subacquee a cura dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, giunta la 2ª edizione e la cerimonia dei premi Tridente d'Oro. Oltre a sport e a tutta la cultura marinaresca, va anche detto che ci sono gli Oscar della subacquea, quindi un evento eccezionale con eccezionali premiati. L'anno scorso chi salvò 13 ragazzi nel budello di una grotta per 1 chilometro in Thailandia, precedentemente Jacques Cousteau, Walt Disney, quindi parliamo di grandissimi nomi della ribalta internazionale in vari settori e quest'anno andremo a vedere chi sarà il premiato, certamente di altissimo livello. Ovviamente non si può parlare di mare e del nostro golfo senza parlare anche di ambiente, abbiamo un golfo bellissimo con dei grandi campioni nello sport e dobbiamo essere anche grandi campioni nell'ecologia, per cui partiamo da progetti di cultura che parte dai più giovani e dai bambini, ma anche con iniziative come queste che vanno a sensibilizzare tutta la popolazione. Quindi un bellissimo mix cultura, sport ed ecologia.